hanno sparato un culo. No! Mi è venuta un'idea. Ma lo sa che somigliate tantissimo a mio marito? Da morire. Allora, l'anno scorso qui a Venezia c'era La La Land, quest'anno c'è Amore e Malavita, qua La L'Amore. Filmone, ragazzi. Siete contenti di portarlo qui? Sì. Due ore e dieci, lo voglio dire. No, beh. Cioè, non è che i film comici devono stare nell'ora e 40, l'ora e 35. Briglia sciolta. Film da 2 ore e 10, scende come... Però sembra, esatto, che comunque scorre, non sembra. Noi siamo felicissimi. Un ruscello non fresco. Non sembriamo, ma sembriamo un po' abbattuti. Ma no, ma è sulle interviste di stamattina. Però questa però è la 150. Siamo molto felici. Non avrei mai pensato nella mia carriera di trovarmi seduta in sala al Palazzo del Cinema di Venezia a vedere una commedia musicale d'azione dove io, insomma, dove io e noi facciamo personaggi, diciamo, di commedia, quindi divertenti, non caricaturali, però veri, però che fanno ridere, perché noi facciamo ridere nel film. Speriamo, parecchio. Speriamo, nel momento giusto che dobbiamo far ridere. Cioè, non sbagliato, è il pomodoro. È pericoloso quello. Quindi felici, felici e sorpresi. No, la vostra coppia è geniale, siete meravigliosi e è bellissimo tutto il lavoro fatto proprio di cinefilia. Perché c'è il personaggio... Donna Maria che è una appassionata, Maria che è appassionatissima di cinema. Quanto è stato bello fare questa cosa metacinematografica però cantando? È stato divertente. Beh, la novità è questa, no? È ovvio. Però non è che ci pensavamo prima, nel senso la recitazione è quella. Ancora là. Cioè, naturali, sciolti, insomma, da rendere tutto più credibile. Poi il fatto che scattava la canzone... Anzi, avremmo voluto cantarne di più. Ah, vedi. Ma certo, è ovvio che ci vi dispiace. Vi dovete lamentare. Ma ora, quando vedremo il film, ancora ci dispiacerà di più vedere gli altri cantare e noi meno. Pazienza. La Gerini da... Io sono di Ostia, quindi abbiamo fatto lo stesso liceo, l'Ancomarzio. Ancomarzio. Esatto. Vedi? Questo Ancomarzio ha tirato fuori... Sì. Pazzesco. Giornaliste, attrici. Sì. Quanto è bravissima la Gerini a fare la napoletana. È stata brava anche secondo Bucci Rosso o no? Sì. Sì. Ma anche sì, ma guarda, lei dice che l'ho aiutata, però insomma l'ho aiutata molto all'inizio, poi l'ho lasciata, certo, si è sciolta, è andata da sola. Esatto, ho avuto questo all'inizio la guida mi scriveva pure quando io stavo sul set, poi a un certo punto mi ha scritto proprio, aiuto, non ci sei, come faccio, dov'è il mio maestro in quel momento. Io prendevo molto, perché ovviamente insomma il napoletano era difficile, perché non è semplice. Io poi detesto sentire attori o attrici che fanno dei dialetti approssimativi, no? Perché è molto sottile, però disturba. Poi io sono una molto auditiva, cioè mi piace molto il suono anche di altre lingue, volevo dire questo in conferenza stampa, quindi mi piace anche recitare per esempio in inglese, siccome il napoletano è quasi proprio una vera e propria lingua. Allora io mi sono abbastanza, insomma, sono impegnata, penso che abbia fatto un buon lavoro, ovviamente con le battute, studiando le battute, le vocali eccetera, abbiamo raggiunto un buon risultato. Grazie comunque del complimento. Okay. Grazie mille. A te. Come bello, casi tu.